C'era una volta un piccolo laboratorio di giocattoli molto apprezzato da Babbo Natale e la Befana, chiamato Santa Land. Era gestito dalla bravissima signora Primpricina, una meticolosa vecchina che cercava di preparare il giocattolo perfetto per ogni suo piccolo cliente. Al suo fianco c'erano sempre Clorinda, l'affidata bambola di pezza, responsabile per la costruzione e il confezionamento dei regali, e Dino, il gatto bambino, l'aiutante speciale di Babbo Natale e la Befana, responsabile per la sistemazione dei regali la mattina di Natale. Ino era particolarmente affezionato a Lavinia, un'assidua frequentatrice del negozio. Questa brava e buona bambina aveva tanto desiderato Clorinda come regalo. E proprio lo scorso Natale Babbo ha fatto in modo di accontentarla, facendola trovare la bambola al suo fianco nel letto la mattina di Natale. Purtroppo la grande gioia di Lavinia nel ricevere la desiderata bambola ha avuto come conseguenza il grande dispiacere del gattino, che ha dovuto separarsi dalla sua amica più cara. Continuerò. Quando Lavinia è venuta a conoscenza del forte legame tra il gatto e la bambola e dello stato d'animo del gattino, la bambina ha voluto che Clorinda rimanesse nel negozio dal lunedì al venerdì pomeriggio, mentre il weekend lo trascorreva con lei. In questo modo anche la signora Primpricina poteva contare sul validissimo aiuto di Clorinda nel produzione e confezionamento dei giocattoli. Era di nuovo venerdì e, come al solito, verso le 13:30 Lavinia si è fermata al negozio per prendere Clorinda. Però c'era qualcosa di strano nel comportamento della bambina. Non era gioiosa e sorridente come lo era di solito, ma pensierosa, con uno sguardo cupo e con degli occhi arrossati. «Come ti senti, Lavinia?» chiese Ino. «Ti fa male lo stomaco? Qualcosa ti turba? Mi sembri un po' strana. È successo qualcosa a scuola oggi?» Vedendosi circondata dagli amici più cari, Lavinia incominciò a piangere con una tale disperazione che la signora Primpricina voleva chiamare la sua mamma. Immediatamente incominciò ad urlare: «No! No! No!» Singhiozzando, la bambina continuò: «Non devo far sapere niente a mamma! I ragazzi a scuola mi hanno minacciato che se dico qualcosa a casa o alle maestre me l'avrebbero fatto pagare!» Clorinda, scioccata nel sentire simili parole dalla bocca di una bambina e di vedere quanto questa situazione la stava facendo soffrire, disse: «Ma di che cosa si tratta? Ma cosa vogliono questi bambini da te?» Lavinia all'inizio non voleva raccontare nulla, ma Ino, pian pianino, strofinandosi con dolcezza sulle spalle della bambina seduta sulla grande poltrona con Clorinda in braccio e passando la sua morbidissima coda sulla sua fronte, riuscì con le sue carezze a calmarla, al tal punto che Lavinia incominciò a raccontare il motivo di tanta sofferenza.
Lavinia aveva fatto la primina. Vuol dire che ha saltato la prima elementare ed è entrata direttamente in seconda. Giustamente, se lei era un po' più piccola di statura, era proprio dovuto al fatto che aveva un anno di meno dei suoi compagni. Mi chiamano Nana. Fanno dei disegni su di me come un neonata in carrozzina e me li mandano sul telefonino e mi fanno trovare dei biglietti sulla mia sedia e nel mio cappotto. Hanno fatto finanche una rima che cantano quando mi vedono. Nanna Nannina, tu sei piccolina, dove è il tuo ciuccio e la tua bottiglina? La bambina continuò. Nascondono le mie matite e rubano la merendina dal mio zaino. Quando mi siedo a tavolo alla mensa per la merenda, i ragazzi si alzano e cambiano posto. Oggi non ho voluto aprire lo zaino per consegnare le merendine e mi hanno spruzzato con una pistola ad acqua bagnandomi tutti i capelli. Quando sono entrata in classe, tutti mi guardavano e ridevano di me. La maestra però non se n'è accorta di niente. Dopo un attimo di silenzio, continuò. Ho tanto paura. Mi sento sola. Sono ridicola e non piaccio a nessuno. La mia vita è uno schifo. Tutto è buio intorno a me. Tutto è cambiato, non so perché. Quello di ieri ora non c'è. La vita di sempre adesso dov'è? Ho tanta paura, ma dove andrò? Cosa mi aspetta e cosa farò? Ho solo i ricordi di quei giorni lì, miei sogni, speranze, svaniti così. Ma perché succede? Non si apprezza. Sempre me stesso, fedele a chi ha del bisogno, per lui sarò lì. Oggi per me, come andrà? Domani si vedrà. Urlando queste ultime parole, Lavinia incominciò di nuovo a piangere disperatamente. Ino è rimasto esterrefatto. I suoi peli si sono tutti rialzati e i suoi occhi brillavano come lampadine mentre le lacrime cadevano a fiume sul visino della cara Lavinia. Com'è possibile che esistano questi comportamenti? Dire bugie, offendere ed approfittarsene di un compagno più debole. Trattare male un compagno che ti sta antipatico. Volersi sentire forte e potente, mortificando e isolandolo dagli altri. Miagolò Ino con voce stridente. Ino non aveva mai sentito parlare del bullismo
L'idea che un bambino avesse potuto avere dei comportamenti prepotenti verso un compagno. Scegliere obiettivi facili, come ragazzi che appaiono diversi o deboli, e godere spostando l'attenzione su di sé e preferendo essere temuto invece di essere amato, lo addolorava moltissimo. Non potendo più contenersi, angosciato, Ino ha urlato il suo solito disperato Sentendo questo lacerante urlo, anche Clorinda è rimasta sconvolta ed in disperazione anche lei si è messa a piangere. Ma dopo quel fortissimo momento di commozione, si è subito ripresa e con determinazione ha deciso di reagire. Era arrivato il momento di chiedere aiuto a Babbo Natale. Insieme la signora Primpriscina e Clorinda aprirono l'armadio blindato dove si trovava il telefono rosso con la linea diretta al Polo Nord. Senz'altro Babbo avrebbe trovato una soluzione a questa incresciosa situazione. Dopo pochi minuti di grande tensione, un sospiro di sollievo e speranza. Per incominciare ad affrontare questo fenomeno, Babbo ha suggerito di stare insieme alla bambina a casa sua per questo weekend. Nel frattempo avrebbe inviato una specialista proprio per casi come questi, la famosa Pulcina Pasquina, una detective poliziotta nota per la sua astuzia e per la sua comprensione, ma nello stesso momento per la sua grande capacità di rieducare il pensiero di chi gode offendendo i più deboli per farsi importante con la prepotenza. La signora Primpriscina, ascoltando il suggerimento di Babbo, ha chiesto a Ino di passare anche lui il weekend alla casa della bambina per distrarla e circondarla con l'affetto che solo i veri amici possono dare. Con le mille distrazioni che Ino poteva inventare, sicuramente avrebbero potuto allontanare il vivo ricordo di questo spiacevole episodio. Ma il lunedì mattina Lavinia è diventata di nuovo ansiosa. Ho mal di pancia e mal di testa. Non voglio più andare a scuola. Pianse Lavinia. Barricandosi nella sua camera, non voleva più uscire. Clorinda, risoluta, disse: Non devi avere paura. Adesso chiamo Adina, la tua amica del cuore, così potete andare insieme a scuola. Ma lei deve arrivare presto a scuola, perché il padre l'accompagna prima di andare al lavoro, pianse Lavinia. Immediatamente la madre di Lavinia si è messa in contatto con il padre della bambina, chiedendogli di accompagnarla a scuola. Adina aveva confidato la situazione ai suoi genitori e il papà era contentissimo di poter aiutare l'amica della figlia. E caricando tutti in macchina, le bambine, la bambola ed il gatto si sono avviati a scuola. Con l'appoggio dell'amica al suo fianco, Lavinia ha potuto prepararsi più serenamente ad affrontare questi cattivi personaggi. Ma stranamente, i soliti bulli non si sono trovati davanti alla scuola per deridere ed insultare la bambina come al solito. Tutto era tranquillo nell'atrio e prima del suono della campanella d'ingresso si avvertiva un'atmosfera di calma ed armonia da tempo scomparsa. Gli alunni stavano entrando nelle aule, ridendo e raccontando le loro esperienze trascorse durante il weekend. Le lezioni sono iniziate con calma e tranquillità. Ma che fine avevano fatto i bulli? Ogni primo lunedì del mese, alla seconda ora, si svolge un'assemblea informativa nell'Aula Magna. Ed era stata programmata una mini conferenza prestata dal detective Pulcina Pasquina affiancata dal capitano Piuma.
pesce persico delle forze investigative. Pulcino aveva scelto dei ragazzi per collaborare nel dibattito e aveva individuato proprio i due bulli spietati per partecipare alla discussione. La sala era allestita con fotografie e lettere scritte da ragazzi perseguitati, ritagli di giornali descrivendo eventi di bullismo, un videoproiettore in HD pronto per proiettare un film sul fenomeno e speciali occhialini di 3D per provare le sensazioni di essere spinti e cadere per terra e di precipitare nel vuoto. Baldolino e Frantofino, i due bulli che avevano perseguitato Lavinia, pensavano di aver avuto un incarico d'onore, essendo stati richiesti di dirigere il programma. Ma quello che non sapevano era che la lezione che Pulcina stava per impartire era proprio per loro. «Benvenuti, ragazzi!» incominciò Pulcina. «Oggi dedichiamo la discussione ad un fenomeno crescente nelle scuole di tutti i livelli. Baldolino e Frantofino condurranno il dibattito con me e con il comandante Piuma e saranno i miei due collaboratori per tutto il progetto. Un applauso per questi due bravissimi giovani!» I due si sono sentiti molto importanti. Finanche il capitano della polizia li aveva onorati affiancandoli al tavolo della conferenza. Era ora che qualcuno capisse che l'attenzione doveva cadere su di loro, che loro tiravano i fili dei burattini compagni di scuola ed anche gli adulti avevano capito il messaggio. Pulcino continuò. Oggi parleremo di bullismo, il comportamento dei bulli e l'effetto devastante di questo comportamento sui più deboli. Di colpo si avvertì un silenzio tombale nella sala dell'assemblea. Sentendo queste parole, i due amici si sono guardati e hanno cercato in tutti i modi di scappare. Ma il capitano Piuma era seduto in mezzo a loro e con una mano sulla spalla di Baldolino e l'altra mano sulla spalla di Frantofino, con una presa ferma li bloccò prima che potessero divincolarsi. Non c'era scampo, erano in trappola, sarebbero dovuti rimanere lì fino alla fine. Baldolino adesso ci leggerà la prima definizione di bullismo e Frantofino la seconda, indicò Pulcina. Con una voce tremante e viso arrossato, Frantolino si è alzato, balbettando, incominciò a leggere. Il bullismo in forma diretta comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima. Può essere di tipo fisico, con spinte e calci, o verbale con nomi derogatorie o versetti incriminanti. Spinto da dietro dal capitan Piuma, Baldolino continuò. Il bullismo indiretto danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, danneggiando i suoi rapporti di amicizia. «Grazie, ragazzi!» intervenne Pulcina. Questi atti di prepotenza sono intenzionali per provocare un danno alla vittima, che pian pianino si chiude in sé e pensa veramente che il bullo ha ragione. Siccome ci sono solo due paia di occhialini 3D, Baldolino e Frantofino se li metteranno per vedere il filmato e dopo ci racconteranno le loro impressioni. Noi invece vedremo il filmato in HD. Le luci si abbassarono e la proiezione iniziò.
Il filmato inquadrava una scuola come la loro, con un ragazzino solo nel bagno che piangeva, accucciato vicino il lavabo, mentre i due compagni uscirono ridendo, vantandosi che le spinte e cattive parole erano andate a segno. Dopo qualche istante, un compagno di classe conosciuto come Roccia entrò nel bagno e, trovando l'amico Tino per terra con la camicia rigata da un pennarello, lo aiutò ad alzarsi. Indignato, l'amico ha voluto sapere chi lo aveva ridotto così e per quale motivo. All'inizio il ragazzino aveva paura di raccontare il perché dell'aggressione, ma convinto della sincerità dell'amico, dopo molta insistenza, finalmente ha spiegato il motivo per tutte le mortificazioni e gli spintoni. «Io sono basso e non riesco a difendermi. Papà tiene una salumeria e i due pretendono che gli porto due panini farciti al giorno. Non posso chiedere due panini ogni giorno a papà, altrimenti sospetterà qualcosa e non ho i soldi per comprarli. Quando non li porto, mi riducono così», disse il ragazzino. «Adesso ascoltami bene», disse il vero amico abbracciandolo. «Alzati e lavati la faccia. Da questo momento in poi ti guarderò io le spalle. Nessuno viene mai vicino a me. Sono io il più forte di tutti, perciò mi chiamano Roccia. Però io non uso mai la mia forza per ferire. La vedi questa mano? Prendila, amico mio». «Ti prego, prendi la mia mano, te la do con tutto il cuore, ti starò vicino. Crescere, correre, fare tante cose che i bimbi in tutto il mondo fanno, promessa mia a te. Assicurandosi che il ragazzo si era ripreso, l'amico continuò: «Nella vita non conta la statura, ma conta la persona e i suoi sentimenti. Dobbiamo informare le maestre e i tuoi genitori di questa situazione. Io ti proteggerò. Questa situazione non può e non deve continuare. Adesso scriviamo i nomi di questi due approfittatori sulla carta igienica e li scaricheremo nel gabinetto. Ricordati quello che stiamo facendo oggi quando ti senti turbato». E tirando lo sciacquone, Roccia urlò: «Via il male e avanti con la sincerità dell'amicizia!» Vedendo questa scena, i due bulli rimasero terrorizzati. Con gli occhialini hanno visto i loro nomi tappezzati per tutto il bagno e sui fogli della carta igienica. Con lo scarico dell'acqua hanno provato la sensazione di cadere nel vuoto senza potersi fermare o aggrapparsi a qualcosa per salvarsi. Sono rimasti scioccati e si sono messi a piangere. Provando le stesse sensazioni che facevano provare agli altri, Baldolino e Frantofino hanno capito che da bulli erano diventati vittime. «Lezione compiuta!» esclamò Capitano Piuma. «Adesso formiamo squadra per il progetto! Amicizia, rispetto, integrità!» annunciò Pasquina,
Baldolino e Frantofino saranno affiancati da Lavinia, Adrina ed Ino il gatto bambino, che mi terrà informato su tutti i progressi del progetto. Il primo lavoro da realizzare è la carta di comportamento. Come stare insieme in armonia con il rispetto per ogni membro della classe. Il primo passo è stato fatto per contrastare il fenomeno del bullismo. Insieme si affronta questo problema con l'aiuto del corpo insegnante e della famiglia. Tutti in piedi e ripetiamo insieme la formula della nostra filosofia di vita. Io sono io e ho tanto da offrire. Rispetto, amicizia e parole di conforto. Ascolto e poi parlo. Mai offendo un compagno con linguaggio di disprezzo che lo fa sentire solo. Nel mio gruppo sono tutti i più belli, i più brutti. Non mi serve una cricca per sentirmi importante. Non maltratto i miei compagni con parole o con pugni, né con SMS spediti per ferire e disprezzare. Noi siamo i ragazzi delle scuole d'Italia. Insieme costruiamo il futuro del mondo.